Parole dure quelle usate da Ignazio Marino durante la presentazione nella sede della stampa estera del suo libro Un marziano a Roma. Più di un attacco l'ex sindaco capitolino lo rivolge al suo partito. Se avessi seguito tutti i consigli del PD forse mi avrebbero messo in cella di isolamento, attacca, per poi passare al premier Matteo Renzi. Roma, lamenta, era in una situazione drammatica, bisognava sganciarla dalle lobby, mentre Renzi preferisce sedercisi a tavola e aggiunge è stato deciso a Palazzo Chigi dove fare il villaggio olimpico, ad esempio, nessuno è stato consultato. Questo perché, attacca poi, in questo momento noi abbiamo non un governo di centrosinistra ma di centrodestra, con Alfano e Lorenzin di nuovo centrodestra e al Senato l'appoggio di Verdini. Il libro, spiega infine, non vuole essere né un testamento né una vendetta ma un gesto d'amore verso i romani, raccontando che c'è stato un capo del governo non eletto da nessuno che ha indicato un commissario governativo al posto di un sindaco eletto da centinaia di migliaia di cittadini. Interpellato poi diverse volte dai giornalisti, non scioglie la sua riserva su una possibile ricandidatura al Campidoglio.